qui. Tienimi per mano, con Luigi Guardalini. Un grande applauso per il nostro amico. Siamo a Sorrento. Lui è un napoletano che ama Sorrento, al punto che tutti e i suoi libri è venuto a presentarli qui. Ama Sorrento e ama la libreria Tasso. Questo è il terzo romanzo che presenta alla stampa, un grande successo per gli altri due romanzi. E tutti e due hanno avuto il battesimo qui, hanno avuto il battesimo con me qui entrambi, tre storie completamente diverse, tre romanzi completamente diversi, tutti però con un filo conduttore che è il sentimento. Io trovo che tutti e tre che ho letto, che ho amato, mi hanno dato emozioni completamente differenti l'uno dall'altro, ma la cosa che ho trovato sempre una verità, un calore, un'autenticità che mi hanno colpito, e credo se qualcuno di voi ha letto anche gli altri può condividere con me. Non so se qualcuno di voi ha letto già questo, vi è capitato, probabilmente no, quindi lo farete sicuramente dopo questa presentazione, spero. Tienimi per mano, allora facciamo un esperimento, teniamoci un momento per mano, ognuno con il suo vicino, provate a stringervi la mano e sentiamo che cosa succede. Vedete, non è un gesto qualunque, è un gesto estremamente intimo, è un gesto che trasmette calore, emozioni, intimità, che significa tanto. Gli studi scientifici addirittura dicono che tenersi per mano ha degli effetti fisiologici benefici, fa abbassare la pressione, fa rallentare il senso buono, il battito del cuore, fa rilassare e soprattutto ci mette in contatto con la nostra parte più intima, con la parte delle emozioni. Quindi un gesto a fatto casuale, un gesto che significa voler stare vicino a un'altra persona e anche metaforicamente significa volerla sostenere, amarla veramente, perché quando amiamo qualcuno le prendiamo la mano e le permettiamo di camminare, di andare avanti, di spiccare il suo volo, che è un po' il senso di questo libro. Ho detto una cosa, ho scritto che mi è piaciuta ma la sento molto, sembra che lui abbia voluto proprio dire che amare i suoi lettori. I lettori che l'hanno tanto sostenuto, che ti hanno permesso di avere tanto successo con i tuoi libri, i critici che hanno voluto dare dei premi importanti agli altri tuoi lavori, e quindi questo libro è un po' come un regalo che tu vuoi fare. Allora, grazie a Carlo, che è sempre speciale nelle sue presentazioni, è il terzo libro che mi presenta, e devo dire che dopo la presentazione c'è sempre un ulteriore arricchimento mio personale, ma scopro poi che il libro ha percorso una traiettoria che neanche immaginavo attraverso le sue parole. Grazie ad Angela e a Stefano che mi ospitano anche questa volta, e grazie soprattutto a voi che dedicate del vostro tempo. E una delle cose, forse il modo di tenere per mano un lettore, è farlo nella maniera più onesta possibile, quindi metterci tutto me stesso per rendere la storia al meglio, perché come ora state donando del tempo a stare qui, chi leggerà le pagine del libro donerà altrettanto tempo per dedicarsi alla lettura. Di una cosa sono certo, che i miei libri, io penso di varare soltanto la nave, dopodiché prendono rotte che francamente neanche posso immaginare, approdano in porti diversi da quelli che io immagino. Come un po' per tutte le opere d'arte, no? Come diceva Sartre, l'opera, diceva Sartre che io sono il coautore delle mie opere, Jean-Paul Sartre, sono il coautore di quello che scrivo, l'altra parte, l'altra metà la scrive ogni lettore, ogni fruitore dell'opera d'arte che la vive mediandola con il suo vissuto, con la sua intimità. E proprio quello che succede credo a tutti voi artisti, no? Poi ogni personaggio vive e rivive nella mente di chi lo vive, lo percepisce. Bene, e vogliamo parlare un po' di questi personaggi, parliamo un po' della protagonista Alessia. È difficile, non è comune che uno scrittore di sesso maschile scelga una donna come protagonista. Tu l'hai fatto perché penso per la tua vita sei molto vicino alle donne, cioè tre figlie femmine, giusto? Che è una bellissima moglie. Sì, allora, in realtà, a parte che tu conosci gli altri miei due libri, a me piace molto giocare con i personaggi, cioè avere un numero nutrito di personaggi nel libro, e dedico una particolare cura nel delineare quello che è il vissuto dei personaggi, non facendoli atterrare fino in fondo, curandone ogni singolo dettaglio, però insomma arrivo al riempimento dei capitoli che li conosco abbastanza, ci sono in confidenza.
Alessia è probabilmente la protagonista che viene fuori di più, anche se penso che nel libro ci siano anche altri protagonisti, Gianni, il marito, piuttosto che il papà Guido, ma se vogliamo la stessa città di Napoli dove è ambientato il romanzo è fortemente protagonista, perché agli umori dei nostri protagonisti si associano determinati punti della città. Curo particolarmente le figure femminili, è vero, e questo è capitato anche negli altri romanzi miei. E credo che sia un universo molto più interessante, a parte il fatto che ho tre figlie femmine, una moglie, quindi femmina. La moglie sì, eccola. La moglie sì. La moglie sì. Ormai tanti, sono quasi 30 anni. Non si sa mai. Tanto tempo, sì. E, trovo decisamente molto più attraente e interessante l'universo femminile, anche in termini di emozioni, di vissuto, di sentimenti, di sbalzi di umore. Quindi calarmi nel personaggio femminile è una delle cose che mi diverte di più, mi interessa di più e, devo essere sincero, mi fa soffrire di più. Certo. E Alessia è una ragazza bellissima dell'alta borghesia napoletana. E qui devo dire che è molto divertente il suo modo di raccontare una Napoli diversa dalla solita Napoli, la Scampia di Gomorra. No? Molti napoletani sono seccati di questa immagine di Napoli, della camorra, della violenza, quel modo di parlare volgare. Qui siamo proprio proiettati in tutto un altro ambito. Siamo nella Napoli per bene, nella Napoli dei professionisti, nella Napoli dei baroni che fanno gli aperitivi nelle poste alla moda, questi giovani che poi molto spesso vengono anche un po' alla ribalta della cronaca. Per esempio, siamo rimasti tutti molto scossi quando l'estate scorsa un ragazzo della Napoli bene di 20 anni, non so se voi lo conoscevate, è morto a Positano dopo una serata in discoteca in cui c'erano stati stravizi, e in quella occasione la cronaca ha un po' squarciato un velo di una vita che a noi sembra assurda, per tavoli per esempio prenotati a 100 euro a persona da questi ragazzi, poi studenti, quindi i soldi che vengono dati loro dai genitori. Un po' questo mondo tu ce lo fai adombrare, anche mi sembra con un po' di aspetto critico, tant'è vero che l'altro protagonista, il marito di Alessia, Gianni, che è un ragazzo che viene invece da una famiglia non benestante, però con la sua capacità, con la sua volontà, con la sua ambizione, è diventato un avvocato importante e ambisce a entrare nel gran mondo della finanza internazionale, però tu comunque lo fai demolire, cioè lo fai tornare indietro, gli fai avere un grande fallimento, una grande batosta che poi forse gli serve a ritrovare se stesso, ma non facciamo spoiling. Quindi intendo dire, in qualche modo tu questo mondo che conosci molto bene perché ne sei parte, essendo un sociologo, un imprenditore, una persona che appartiene a quella Napoli bene, però vedo che in certi tratti te ne distacchi pure e quasi ci fai vedere che questi non sono i camorristi, però soffrono anche loro il loro vuoto esistenziale, perché a volte questi miti del benessere e del lusso nasconde anche una vacuità. Sì, Carlo, io ci tengo a precisare che tutto ciò che è rappresentato da Roberto Saviano e da una certa letteratura e cinematografia è assolutamente aderente alla realtà, anzi probabilmente ha avuto un ruolo importante nel far emergere alcune vicende e forse anche farle contrastare dal punto di vista giudiziario. Quindi non è un prendere le distanze. Credo però che certi cliché raccontati una volta, due volte, vadano bene, poi non è detto che tutto debba seguire esclusivamente quella strada, cioè creare scalpore, creare le condizioni per disgustare, per lasciare sorpreso, per violentare un po' quella che è la normalità del lettore o dello spettatore, insomma, vada bene, è stato fatto, ma io non mi sono posto proprio il problema. Nel senso che per me raccontare una Napoli borghese è raccontare Londra, è raccontare Parigi, è raccontare Siena, cioè intendo dire
da questo punto di vista non ci sono delle barriere o delle diversità tra una borghesia napoletana e quella di un'altra città italiana. È utile parlarne per me è stato giusto parlarne, perché non è detto che per trovarsi straniati rispetto a una condizione di vita bisogna necessariamente trovarsi nell'indigenza. Ci sono delle esistenze, ci sono dei rapporti che possono egualmente, insomma, percorrere delle strade di straniamento piuttosto che possono essere deprimenti, senza necessariamente finire nei quartieri più malfamati della città. Quindi per me parlare di questa giovane coppia, di Alessia e di Gianni, del loro bimbo Marco e del loro mondo, è stato né più né meno che ambientare la storia in quella che è una parte importante del tessuto sociale di una città. Bene, e ci vuoi far conoscere un po' di Alessia? Vogliamo scegliere un brano da leggere, però a questo punto ci vuole una persona che la...